Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming. Ieri, data importantissima per quanto riguarda il mondo di Destiny, e sapete dirmi il perché, ma certamente ieri, in data 22 aprile 2015, c'è stato, alla sera alle 8 in data italiana, il primo di 3 o 4 stream che la Bungie farà e che tecnicamente ha già iniziato a fare proprio riguardo al Casato dei Lupi. DLC, ricordo, uscire il 19 maggio. In questi stream tratterà di tutte le novità e i cambiamenti che verranno apportati al gioco di Destiny. E questo primissimo stream trattava del Reef, dell'atollo, la nuova area di gioco, la nuova area social, per meglio dire, che sarà resa disponibile proprio grazie a questo DLC e da cui partiranno e da cui si svolgeranno tutte le attività introdotte con questo contenuto scaricabile. Prima di parlare però di questa nuova area social, trattiamo subito l'argomento che probabilmente più vi incuriosisce al momento, ossia come avverranno i potenziamenti delle armi. Ebbene sì, con il nuovo DLC, esattamente come è accaduto con l'oscurità dal profondo, le armi che già si erano maxate dovranno essere potenziate, dovranno essere upgradate per poter raggiungere il nuovo danno massimo, ossia 365. E la stessa sorte accadrà a tutte le armature che adesso arriveranno a 42 di luce, tutto ciò per poter arrivare a un massimo come livello di 34. Come avverrà il potenziamento? Semplice. Una volta che avrete sbloccato tutti i potenziamenti, sottolineo sbloccato a livello di esperienza, non necessariamente dovrete comprarli, nella prima colonna dei cerchietti dei perk delle armi o armature, sotto a quello che di solito è danno cinetico nel caso delle armi o quel cazzo che è, apparirà un nuovissimo cerchietto color oro. Tutto quello che dovrete fare sarà cliccarci sopra e l'arma si potenzierà. Questo potenziamento però c'è da dire avrà un costo. Infatti ovviamente non sarà gratis, non vi basterà cliccarci sopra e ta-da! Il costo sarà in lumen, materiali comuni ed infine nel caso delle armature o armi esotiche un frammento esotico naturalmente. Nel caso invece dell'equipaggiamento leggendario sarà introdotto un nuovo materiale che sostituirà il frammento esotico per appunto i materiali leggendari, che sarà droppabile, se non erro, in tutte le attività, come ad esempio i raid, come ad esempio i cala alla notte, come ad esempio nelle sfide giornaliere. E ciliegina sulla torta, una volta acquistato, una volta sbloccato questo potenziamento, il danno aumenterà automaticamente, o la difesa nel caso delle armature. Infatti non dovrete fare niente, non dovrete ripotenziare tutte le armi come era accaduto con l'oscurità dal profondo, no, semplicemente aumenteranno di tier, verranno potenziate. Se le avevate già sbloccate con tutti i perk, saranno di nuovo sbloccate con tutti i perk, altrimenti ripartiranno esattamente dal punto in cui erano rimaste. Buona notizia? Assolutamente sì, cazzo, finalmente non dovremo ripassare ora a ripotenziare tutte le armi e armature come abbiamo probabilmente fatto tutti quanti come dei grandi stronzetti con l'uscita dell'oscurità dal profondo. Facendo un passo indietro adesso e tornando a parlare dell'atollo, cosa si sa di questa nuova area social? Innanzitutto che avrà tutti i suoi personaggi, tutti i suoi NPC su di essa, analizzandoli un pochino più nel dettaglio. Tra i nuovi mercanti, tra i nuovi NPC su questa nuova torre, sull'atollo, troveremo Petra Vengi, ossia quella della regina che abbiamo già avuto modo di conoscere in passato, che oltre a venderci gli oggetti che ci vendeva già sulla torre ai tempi dell'evento della regina, che nessuno si è cagato perché era abbastanza inutile come evento, ci venderà una nave esclusiva. E inoltre sarà l'accesso, esattamente come avvenne con Eris, a tutte le missioni della storia che si otterranno con questo DLC. In pratica sarà la versione di questo DLC di Eris. Stessa cosa. Un altro vendor molto particolare che potrete trovare sull'atollo sarà Varkis il Fedele, un caduto appartenente al Casato del Giudizio. Con questo personaggio potrete accedere a tutte le ricompense, quindi anche a tutti gli acquisti, come possono essere corazze di classe o navi o shader, relativi alla prigione degli anziani. Per poter quindi sbloccare ed acquistare gli oggetti in vendita da questo vendor, dovrete quindi completare la prigione degli anziani e ottenere punti e materiali con essa. E anche questo vendor avrà il suo refresh settimanale. E per concludere, il terzo nuovo NPC sull'atollo sarà il discepolo di Osiride, che appunto riguarderà le prove di Osiride stessa. Di questo discepolo si sa soltanto che vi venderà dei pacchetti di armamento casuale, di equipaggiamento casuale, di ogni rarità, quindi rara, leggendaria e non si sa per certo, ma forse anche esotica, al costo di monete del coraggio, monete che potranno essere ottenute proprio grazie alle prove di Osiride. Tolto questo però le informazioni scarseggiano e per poterne sapere di più dovremo aspettare tutti insieme settimana prossima e lo stream dedicato proprio alle prove di Osiride. Inoltre sull'atollo avranno messo anche il tracciatore dei tagli esattamente come sulla torre e avranno messo anche un deposito e ci tengo a sottolineare sarà lo stesso identico deposito, sarà condiviso, quindi quello che avrete messo in un deposito lo vedrete pure nell'altro. E se giunti a questo punto pensavate di aver già concluso con le news, vi sbagliavate alla grande. Infatti l'atollo non sarà l'unica novità per quanto riguarda le aree social. Anche la torre è stata leggermente modificata, o per meglio dire, ad esempio l'oratore
adesso non semplicemente venderà quelle due cazzate che nessuno ha cagato di striscio, ma bensì potrà convertire i materiali, anche quelli ascendenti, non soltanto quelli radianti, e metterà in vendita del semplice lume a stocchi di 250. Le armi leggendarie, inoltre, adesso potranno anche essere riforgiate dall'armaiolo, e penso che la riforgiatura sarà identica a quella che avviene quando arriva lo stendardo dal Lord, e semplicemente al costo di qualche materiale potrete ottenere la stessa arma ma con perche differenti. Inutile inoltre dire che ogni vendor sulla torre avrà un inventario nuovo di zecca, e ovviamente con armi e armature che già possono arrivare al massimo di danno e difesa. Dicendo questo ragazzi, questo video relativo a tutte le informazioni e a tutte le news del Casato dei Lupi volge al termine. Come al solito, spero sia stato di vostro gradimento, vi invito a lasciarmi un commento dicendomi qual è stata la vostra opinione su tutti i cambiamenti, su tutte le novità introdotte, o per meglio dire, annunciate nella data del 22 aprile. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!